Mister, senta, forse il Catanzaro ha perso la partita quando in fondo pensava che forse avrebbe potuto vincere. Sì, ormai la partita ce l'avevamo in pugno, era nelle nostre mani, quindi ci stanno poi che gli episodi determinano le partite, ma ritengo che sia stato, soprattutto il secondo tempo, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, quando la squadra stava profondendo il massimo sforzo per ottenere il vantaggio. Peccato, se devo dire, poi anche in inferiorità numerica, la squadra ha creato 3 palle gol per venire perlomeno al pareggio, ma c'è grande rammarico per questo risultato, anche se la prestazione in crescendo della squadra mi lascia ben sperare. C'è un'altra domanda, mister Erra. Mister, scusi, l'assunzione di Putto ieri, problemi di fisici, di tenuta, visto che tra gli ultimi arrivati, oppure... No, è arrivato anche Anastasi, che è un giocatore con caratteristiche diverse, ho visto anche un puntoriere che ha fatto secondo me 60 minuti di buon livello e anche un... No, ma non è stata una bocciatura, una sostituzione, è stata anche per mettere anche più fisicità e quindi è stata la sostituzione in questo senso qua, per sfruttare anche qualche pallone aereo dove siamo andati a tratti in difficoltà, però ritengo anche chi è entrato abbia fatto una buona partita. Se no fischiamo pure prima. Ok, prego, mister. Prego. Diceva il parallelo tra le due squadre? Tra la regina vista in Coppa Italia e quella vista oggi. Ecco, le differenze, visto che oggi c'erano tanti giocatori nuovi rispetto alla prima partita. Ma della regina è normale che non ne debba parlare io. La regina è una buona squadra, una squadra giovane, una squadra di qualità. Però ritengo che il Catanzaro che sia venuto 15 giorni fa qua e quello visto oggi sia diverso, ha giocato con piglio autoritario e non meritava assolutamente la sconfitta. Questo risultato ci penalizza oltre misura, ma siamo convinti che la strada che abbiamo imboccato sia quella giusta. Mi racconti le tue emozioni, l'esordio dall'Ucraina con una maglia che non prende da questo? È stata una grande emozione, già in Coppa Italia, ero già entrato in Coppa Italia. Già entrare in Coppa Italia è stata una bella emozione. Cioè, giocare contro la regina, però, dove ho fatto il settore giovanile per 11 anni, è pesante. Però ora gioco per il Catanzaro e penso solo a fare bene con il Catanzaro. Altre domande? Sì, Ciccio, ciao. Sicuramente. In Coppa Italia eri stato, per chi non ti conosceva, una sorpresa, no? Ma se 2 anni fa Breda ti ha fatto giocare nella regione di partenza Serie B, vuol dire che anche quando quando eri più giovane hai saputo esprimere tutte le tue qualità. Ecco, la tua sostituzione, ci sei rimasto male? Oppure avevi problemi di natura fisica? Oppure no. Prevista? No, cioè alla fine le scelte sono del mister. Io quello che potevo dare ho dato in partita e ripeto, le decisioni li fa il mister. Sono contento di essere partito titolare qua a Reggio contro la mia ex squadra e va bene così. Sì. La tua posizione, sei in prestito secco? Sì, in prestito per un anno sono. Sì. E il contratto c'hai con l'Urata, con l'Entella? Altri 2 anni. Sì, quindi, diciamo, potresti tornare da titolare, sì. A lo spero. Mi dai un giudizio sulla regina, sta ben diversa rispetto alla Coppa Italia. Questa volta abbiamo aspettato, abbiamo concesso il campo agli avversari, però abbiamo relativamente... Sì, hanno saputo aspettare e difendere bene i nostri attacchi e quando hanno avuto le occasioni per attaccare hanno fatto gol e sono stati molto bravi. Sì.